come chiamo Vesco, ma vedrai, con la mia invenzione delle Stati Unite, vedrai veramente se non è fatto 7,50 euro secondo. Per il sesto appuntamento della 16ª stagione teatrale di Castrovilla, riorganizzata da Corea 2000 e Aprustum sotto la direzione artistica di Rosy Parrotta e Casimiro Gatto, è andato in scena al Teatro Sibari Statue Unite, una spassosa commedia di Edoardo Tartaglia, autore, regista e protagonista insieme a Veronica Mazza e con la partecipazione di Peppe Lanzetta. Un viaggio che i due protagonisti della storia, Raffaele e Adelaide, percorrono nella via Toledo della Bella Napoli nelle vesti di improvvisati artisti di strada in attesa di catturare l'attenzione dei passanti grazie alla particolare posizione di Adelaide che si trova sospesa nel vuoto sopra la testa di Raffaele il quale sorregge in maniera inspiegabile il corpo della donna attraverso un'asta di legno. L'obiettivo principale dei due artisti è quello di destare curiosità e attenzione negli occhi del passante che purtroppo è distratto da altro. Ma poi che significa? Non è che io non voglio parlare con te con principio, te l'ho spiegato tante volte, solamente se abbiamo deciso che stiamo facendo il stato. Eh sì signora, ci capite, Raffaele, se facciamo il stato non potevo parlare, me l'hai detto 100 volte. E perciò ti ricordo a dire tutta questa compagnia che ci stessimo facendo io e te, se ci avevamo stato zitto e muto. Iniziamo col dire che la scommessa è, per il momento è stata vinta. Il nostro scopo era quello di portare tanta gente a teatro e finora ci siamo riusciti. Tanti ancora di spettacoli da vedere. Il 20 marzo c'è il debutto di Saverio la Ruina Polvere, il 28 la Corea 2000 con Metropolitana Linea B e poi ad aprile dopo Pasqua 11, 18 e 24 aprile. Tanto ancora da vedere, tanto ancora da gustare, perché è una stagione aperta per tutti i gusti. Intanto c'è grande attesa per la nuova produzione di Scena Verticale che sarà presentata al Teatro Sibaris venerdì 20 marzo alle ore 21. Polvere, dialogo tra uomo e donna è il titolo dello spettacolo di Saverio La Ruina inserito nella sezione fuori abbonamento della 16ª stagione teatrale comunale di Castrovillari. Artista unico tra i più premiati della scena italiana, Saverio La Ruina sposta questa volta l'attenzione di uno dei temi più tristemente scottanti, il femminicidio, su un piano inesplorato per una pièce dal forte impatto dissacrante. La drammaturgia ossessiva di Polvere, che ha debuttato al teatro Elfo Puccini di Milano in gennaio, chiude la trilogia iniziata con Dissonorata nel 2006 e proseguita con L'aborto nel 2009, dove l'autore vestiva i panni della donna del sud, vittima di ataviche sopraffazioni maschili, ruolo più volte premiato in questi ultimi anni.